La ciclovia dell'Arno, l'itinerario naturalistico a disposizione degli appassionati del turismo slow italiani ed europei, vedrà il completamento entro il 2021 e farà parte di una rete che conterà 6 itinerari strutturali. La manutenzione sarà affidata a 6 soggetti capofila, con la Regione Toscana che coprirà il 60%. Il viaggio inizia dal Parco Canto della Rana, nel comune di Pratovecchio Stia, dove l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, ha illustrato le prospettive dell'offerta turistica post-emergenza Covid, presentando il volume In sella all'Arno, dal verde del Casentino al blu del Tirreno in bicicletta, scritto da Enrico Caracciolo ed edito da Ediciclo Nuova Dimensione, che riassume la storia del percorso. Si parla sicuramente del territorio, dei suoi valori ambientali, culturali, storici, di enogastronomia, delle opportunità che questo territorio offre. Quindi è veramente un libro che parla della promozione di un territorio a tutto tondo, con tutti i suoi aspetti, e che leggendolo fa veramente voglia di andarlo a visitare anche per chi in parte lo conosce, e spero davvero che chi non lo conosce sia fortemente attratto, perché lo aspettiamo per attraversare la Toscana in bicicletta, che poi è il miglior modo anche per poterla gustare. È un percorso di 400 km protetto che va dal Casentino fino a Marina di Pisa, passando nel cuore della Toscana. Sicuramente è una grandissima opportunità per scoprire il territorio in maniera diversa. Dalle sorgenti delle foreste casentinesi alla foce nei pressi di Pisa, il fiume attraversa la civiltà etrusca per tuffarsi poi nel Medioevo e nel Rinascimento, tra storie che raccontano luoghi, bellezze e misteri nascosti lungo l'Arno, che per mezza Toscana spazia, che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia, per definirlo come Dante Alighieri.